Gentili ascoltatori di Radio Saius, RST, Radio Saius TV di Treviso, buonasera in studio Massimo Bonella per RST Informa, ovvero Radio Saius Informa, perché c'è un problema che vogliamo sollevare. Naturalmente questo discorso lo riprenderemo anche prossimamente. Allora, ci arriva una lettera da un cittadino di Chioggia, un pendolare, che quando va a lavoro percorre la statale Romea 309 e ci sono dei problemi non da poco quando, diciamo, sta per avvicinarsi a Mestre, o meglio, più che Mestre, la zona di Porto Marghera. Dunque, diamo lettura di questa lettera che è firmata. Dunque, sono un residente del comune di Chioggia e per questioni di lavoro, come molti miei concittadini, sono costretto ad affrontare la famigerata strada statale 309 Romea nella direttrice Venezia-Mestre, dovendo sottostare alle code interminabili che si creano tutti i giorni nelle ore di punta in entrambe le direzioni di marcia, a causa dell'incrocio al chilometro 122 che attraversa la località di Malcontenta. Ebbene, sussiste da molti anni una situazione paradossale sotto gli occhi di tutti, ma comunque dimenticata o concessa, visto che nessuno ne parla. Ed è così che a causa di alcuni automobilisti che per immettersi sulla statale con le vetture uscendo da Malcontenta utilizzando impropriamente il semaforo pedonale con pulsante di chiamata posto all'incrocio con via Malcanton, il traffico sulla Romea viene in continuo fermato e rallentato, creando code interminabili anche di 10 km, tanto che nelle ore di punta le auto ferme raggiungono il chilometro 112 del precedente incrocio per Campagna Lupia. La classica coperta corta all'italiana: da una parte gli utenti della strada, dall'altra i residenti della località malcontenta, che per uscire di casa devono giocoforza immettersi sulla statale trafficata, escogitando anche qualche stratagemma pur di fermare il flusso. Eppure tutto si potrebbe risolvere con poco, basterebbe raccordare la rotatoria costruita dopo l'ex fabbrica Pansac nel lontano 2007 proprio per risolvere il problema dell'incrocio di Malcontenta. 300 metri di strada, forse anche meno, mancanti perché ritenuti di scarsa importanza, rimpallati nella competenza tra pubblico e privato, ma sono quei 300 metri che potrebbero mettere la parola fine al calvario di cui gli utilizzatori della statale devono sottostare tutti i giorni e che metterebbero finalmente in sicurezza un incrocio purtroppo spesso teatro anche di mortali incidenti. Firmato Gianluca Scarpa, cittadino di Chioggia. Ecco, noi quando sentiamo parlare di mala sicurezza, di rischio di incidenti mortali e in quella statale a 309 di incidenti ce ne sono, ecco che a noi come dire, si alzano le antenne, ecco, si rizzano le antenne sulla testa. Abbiamo in collegamento telefonico proprio in questo momento alle 21:39 da Chioggia Sottomarina proprio lui, questo cittadino di Chioggia che saluto cordialmente, Gianluca Scarpa, sei in diretta, ci sentiamo Gianluca, Sì, buonasera sì, intanto. sì, sì. Ciao, ciao Massimo, buonasera ai telespettatori. Grazie, grazie dell'occasione per poter dire due parole. Ciao, dimmi. Di nulla, guarda, è il nostro dovere di giornalisti, servizio pubblico e quindi è giusto, dare spazio, essere vicini al cittadino, contrariamente come qualcuno magari pensa solo a fare i propri interessi con i mass media. Allora, io volevo, capire una cosa, c'è un'odissea praticamente ogni mattina mentre, tu ti do del tu perché insomma, ecco, allora voglio dire, c'è un'odissea ogni volta che vai al lavoro, fammi capire. Sì, allora l'Odissea non è solo per me, ma per tutti quelli che, le migliaia di persone che utilizzano la statale 309 Romea, che non dimentichiamo parte dalla zona di Roma per finire a Venezia, quindi un'arteria importantissima. La strada è trafficata oltre ogni misura ormai, ma c'è appunto il problema, quello indicato dalla mia lettera, che è nella località praticamente di Malcontenta, dove appunto c'è questo incrocio famigerato, che crea decine e decine di chilometri di coda, sia nella direzione verso Chioggia, Ravenna, e sia oltre praticamente il Baco e verso Mestre, verso Treviso, poi perché si va oltre.
Esatto. Quindi praticamente succede che tu parti tranquillamente e dopodiché rischi di arrivare anche in ritardo nel tuo posto di lavoro perché trovi questa coda lunghissima. Sì, appunto, come dicevo nella lettera, la coda si svincola per decine di chilometri, ci si trova fermi come se ci fosse un incidente a tutte le ore di punta, e Sì. addirittura una decina di chilometri prima da una parte o dall'altra, a seconda del verso. E il tutto si traduce in questo incrocio a raso, sulla località di Malcontenta, dove c'è un vecchio semaforo che una volta era un semaforo, attualmente è solo un incrocio pedonale. E ciò nonostante viene utilizzato perché da parte di chi si affaccia sulla Romea viene utilizzato per passare con le auto, schiacciano il pulsante perché gliel'hanno messo proprio in vicinanza, diciamo, del finestrino, schiacciano e passano con le auto. Ogni auto che passa ferma il traffico e i camion, tutto quanto, si snodano poi per chilometri, perché figuriamoci quando il flusso è bloccato su una statale quanto poi ci vuole a farlo ripartire. Come dicevo nella Certo. lettera, a due passi hanno costruito una rotatoria circa 10 anni fa e non è più stata collegata perché il tratto che la collegherebbe con Malcontenta è mancante e c'è un impaglio di responsabilità perché doveva costruirlo la vecchia Pansacchi e la fabbrica adiacente, ma poi c'è stato il fallimento della fabbrica e i 300 metri di strada non interessano a nessuno e così tutti i giorni siamo in questa condizione. Ecco, quindi praticamente per concludere un attimo, cioè tu nella lettera giustamente lanci anche la soluzione, andiamo a mettere diciamo, le mani su questa rotatoria e lì troviamo la soluzione finale. Ma sì, ti dico, bastano, non sono neanche 300 metri, forse anche meno, il collegamento alla frazione vicina di Malcontenta alla rotatoria già costruita, perché su un lato è stata collegata, sull'altro lato verso Malcontenta assolutamente non c'è, manca, c'è il campo e la rotatoria finisce nel campo di grano. La particolarità, quando dico il paradosso che dicevo nella lettera, è che tutti i giorni alle ore di punta il bollettino della strada delle radio emittenti nazionali partono, danno tutte le varie situazioni di traffico in Italia e poi dicono sulla statale Tromea il traffico è regolare, perché evidentemente questa situazione ormai è ritenuta regolare, cioè per i cittadini dobbiamo curarci anche questo, oltre al dover andare a lavorare a centinaia di chilometri da casa, dobbiamo evidentemente curarci anche questa situazione qua che è per qualcuno irregolare, ecco. Sì, ecco, praticamente viene ignorato questo problema che non è da poco, anche perché tu proprio nell'ultima riga della lettera hai fatto riferimento a incidenti mortali che accadono. Sì, guarda, incidenti purtroppo sulla Romea ce ne sono in continuo, la coda evidentemente crea una fermata e ripartenza continua delle vetture e dei camion e quindi è un attimo che da questo ne derivano tamponamenti, ne derivano problemi. Negli anni, io sono 25 anni, anche più, che frequento la Romea tutti i giorni, che utilizzo la Romea tutti i giorni per il lavoro e ti posso garantire che ho visto centinaia purtroppo di incidenti mortali, il più delle volte proprio dovuti alle code che si snodano per questi motivi. Ecco, io tra altre cose ricordo che c'è un grande flusso di mezzi pesanti, quindi inquinamento, pericolo, insomma, ecco, queste cose qui che sono insomma, anche banali andrebbero veramente, diciamo, sistemate, ecco, basta poco per risolvere poi i grossi problemi. Un'ultima cosa, Gianluca, quanto tempo perdi in coda? Guarda, nelle giornate peggiori come oggi, che poi c'è anche la situazione di pioggia, per fare gli ultimi 10 chilometri di strada stai mezz'ora, tre quarti d'ora. Cioè tu stai, parti da Chioggia, ci metti 20 minuti ad arrivare alla zona di Campagna Lupi e poi per svincolare oltre Marghera perdi mezz'ora, tre quarti d'ora e sei fermo là, come ci fosse un incidente. Ho capito. Bene, io guarda, non ho altre domande, sei stato molto chiaro, la lettera parla chiaro, qui c'è un problema che non si può sottovalutare, noi abbiamo cercato, diciamo, con i nostri miseri mezzi, diciamo così, di lanciarlo all'attenzione della società e anche delle istituzioni, insomma, che si faccia qualcosa, anche perché appunto ci possono essere situazioni pericolose. Io Gianluca ti ringrazio ancora. Questa trasmissione naturalmente la manderemo anche in replica, quindi verrà riportato avanti, questo problema, verrà messo nuovamente all'attenzione dei nostri ascoltatori. Grazie ancora Gianluca e buona serata. Massimo, posso aggiungere un'ultima cosa?
Sì, Un'ultima certo. particolarità, non si è forse capito che la mia polemica dovuta a questa situazione non è nei confronti delle persone di malcontenta o quelli che si affacciano, che poi non si sa se sono i residenti o meno, che utilizzano il pulsante pedonale per passare con le auto, perché anche loro hanno le loro problematiche, cioè uno che esce su quella strada ha la problematica di dover uscire, è una coperta corta appunto, il problema è sia per i pendolari che per chi utilizza l'incrocio, va risolto collegandolo alla rotatoria. Ok, grazie mille, scusa l'interruzione e la replica. No, di nulla, anzi, poi anche nella lettera, insomma, è spiegato, hai fatto bene a sottolineare questo punto, assolutamente sì. Grazie ancora a Gianluca Scarpa, collegato da Chioggia Sottomarina. Io mi congedo da voi, gentili ascoltatori, ringraziando naturalmente la regia centrale a Treviso. Vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che RST Informa è la vostra linea diretta con l'informazione. Ora seguirà una nuova trasmissione, alla regia ci sarà Ugo Moreno, vi lascio in buona compagnia con Radio Science. A presto.